La quattordicesima giornata di Serie A ha permesso all'Inter di rosicchiare altri 3 punti ai cugini del Milan, portandosi ad una sola lunghezza dai rossoneri. Resta invariato il distacco di 4 punti dal Napoli, vittorioso con un poker sulla Lazio. Nel turno infrasettimanale, i nerazzurri ospiteranno lo Spezia di Thiago Motta, uno dei protagonisti del triplete del 2010. Dopo aver ufficializzato il prolungamento di Barella e Lautaro Martinez, Marotta cerca l'intesa con Brozovic e Perisic, entrambi in scadenza a giugno 2022. Come riportato da fcinternews.it, l'amministratore delegato ha affermato che saranno i calciatori a decidere, se vogliono restare siamo orgogliosi di tenerli. La volontà del giocatore è fondamentale, aggiunge l'AD, non possiamo dispensare milioni, è necessario che capiscano il nuovo modello del calcio italiano e dell'Inter. Marotta ha parlato anche dei possibili acquisti dei nerazzurri, tra i quali figurano i nomi di Alvarez e Vlahovic. Noi siamo terzi in Italia, agli ottavi di Champions. Non credo che ci saranno stravolgimenti. Diversa il discorso per il mercato estivo, dove i nerazzurri potrebbero andare a caccia di un vice Dzeko, vista l'età del bomber bosniaco, classe 1986. Nelle scorse settimane si è parlato di Vlahovic e Alvarez del River Plate, Vacin si trova in Argentina per monitorare i campionati, ma questo fa parte delle attività ordinarie di un dirigente. Sul bomber serbo invece, afferma che la Fiorentina ha tra le mani un grande talento, posso dire soltanto che è uno dei giovani più importanti della Serie A. L'AD ha infine lanciato un messaggio per far sognare i tifosi, ci sono operazioni che non potremo concludere ma noi puntiamo in alto. Inter vicina a Malang Sar, lo manda l'amico Lukaku, l'Inter sta chiudendo per il prestito di Malang Sar, difensore centrale del Chelsea. Un'operazione che potrebbe consentire a Simone Inzaghi di avere una scelta in più nel reparto arretrato, visto che nelle ultime gare, per l'infortunio di De Vrij, si è ritrovato con Andrea Ranocchia come unica alternativa, più alcune soluzioni adattate. Un ulteriore segnale di ripresa dopo la dieta della scorsa estate, un blitz in piena regola, quello che Malang sarà messo in atto nella giornata di domenica. Non convocato da Thomas Tuchel per la partita contro il Manchester United, il difensore francese ha trascorso la serata a Milano e sta trattando il suo passaggio all'Inter a gennaio, in prestito con diritto di riscatto, cifra ancora da fissare, che si dovrebbe aggirare però intorno ai 15 milioni di euro. È stato Romelu Lukaku a consigliare questa nuova avventura, ancora da definire nei dettagli ovviamente, dall'alto della sua esperienza e attraverso la grande amicizia che si è creata tra i due. Particolare in più, il difensore del Chelsea fa parte della scuderia di Federico Pastorello, che negli ultimi 3 anni ha stretto rapporti molto intensi con la dirigenza nerazzurra. Nato a Nizza il 23 gennaio del 1999, Malang Mamadou William sarebbe cresciuto nelle giovanili del Nizza e nell'estate del 2020 è passato in scadenza di contratto al Chelsea.